diciamo, fatemi dirci qualche cosa. Sicuramente conoscete l'associazione Mare Libero, di cui sono al momento il segretario, un intenditore, e lui un nostro validissimo collaboratore al momento. Dunque, c'è del materiale, qualcuno vuole vedere articoli, storia. Poi una cosa, ecco, importante, noi da oggi abbiamo, diciamo, organizzato, tra virgolette, una biblioteca, cioè abbiamo questo libro, che praticamente sono 3-4 anni del nostro lavoro, un libro bianco, tutta la storia, documenti, denunce, è una cosa interessantissima. Però ce ne sono rimasti pochi, non possiamo darli. Però potete prenderli un mese e mezzo. Abbiamo fatto una sorta di libreria, di biblioteca a disposizione di tutti, però siccome i libri sono pochi, e quindi biblioteca volante, cioè. Volante! E che c'è una sede. No, no, che problema? Se prendo il libro, noi prendiamo nota, tutto quanto, si lasciano una piccola cauzione in modo che uno c'è interesse a riportarlo, cioè, no. Al mio libro, capito? Ci siamo inventati una cosa del suo tipo, appunto per fare informazione, per divulgare le da mia, anche il terrazzo. No, poi magari dopo. Sì. Allora, beh, io diciamo che adesso inizio a dire qualcosa. Questa assemblea ha lo scopo di, diciamo, di spiegare, di illustrare quello, il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi, nel 2018, è quello che auspichiamo, puntiamo, speriamo negli obiettivi del 2019. Quest'anno diciamo che noi abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto molto, abbiamo ottenuto anche dei risultati. Abbiamo tallonato le istituzioni, tallonato il senso buono con nostre segnalazioni, denunce, richieste accesso agli atti e via dicendo. Abbiamo costretto, tra virgolette, a fare il dovere loro, infatti tante cose che magari passano osservate, no? Però sono, diciamo, risultato di quello del lavoro che facciamo noi, le segnalazioni, denunce, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto diverse manifestazioni, documenti, anche col comitato Mare per Tutti, sono che appunto Arcimo, mette insieme anche qualche forza politica, liberi, associazioni, eccetera, eccetera. Poi abbiamo fatto anche un bel lavoro con l'Unione Comitati. Abbiamo, diciamo, fatto anche altre iniziative importanti in rete, con informazione, contatti, infatti tutto ora, diciamo, è un sistema, un mezzo, sappiamo benissimo, la rete che funziona benissimo. Quindi noi siamo presenti quasi tutti i giorni, quindi la nostra, informare e via dicendo. Ci siamo inseriti anche in 4 consulte cittadine, siamo, è importante portare il nostro messaggio, la nostra idea, scuotere un po' la gente, le coscienze, perché qui a Ostia, su Mare di Roma, ci siamo un po' intorbiditi un po' di mentalità, di sapere come siamo assuefatti, siamo rassegnati che è così, che Ostia è così, Mare di Roma è così, e quindi vero, il lavoro nostro intende anche scuotere la gente e le coscienze, i cervelli, perché non è così, deve cambiare, la situazione deve cambiare. Scusate, non ho gli occhiali adatti. Come accennavo prima, un altro lavoro importantissimo che abbiamo fatto, questo libro bianco, appunto è un documento, tutto il lavoro, la storia, le ossa, le denunce e tante altre cose. Questo è un lavoro importantissimo per cui abbiamo ottenuto pure il premio. Ci hanno chiamato, ci hanno premiato la formica d'oro questo punto per aver realizzato il bianco sul mare negato di Roma. Questa è un'altra soddisfazione, per la soddisfazione che abbiamo ottenuto, perché veramente nessuno aveva fatto un lavoro del genere a Ostia. Poi, altra cosa importante, abbiamo fatto un grosso, importante evento al Teatro Lido, dove sono intervenuti addirittura giornalisti della RAI, avvocati, direttore di Repubblica e altro. Insomma,
quello è stato pure un grosso, importante intervento sul territorio, evento sul territorio, dove i cittadini insomma vengono, crescono e si rendono conto di quello che appunto che andiamo dicendo noi. Abbiamo anche dei contatti, è nato anche diciamo una sorta di rete di contatti a livello nazionale, cioè per esempio si andrà a vedere su Difendiamo le spiagge libere, che è nata a Sapri, adesso si sta allargando a Macchiadogno, proprio addirittura in tutta Italia a livello nazionale, dove ci sono scambi di idee, di informazioni, collaborazioni e via dicendo. Questa è una cosa importantissima che andrebbe curata, seguita al massimo, perché veramente è importantissimo, perché i balneari, i padroni tra virgolette del mare si stanno organizzando perfino a livello europeo, quindi secondo noi anche, dovremmo anche noi essere in condizioni a livello nazionale di insomma imporre un po' la nostra presenza, la nostra volontà, i nostri diritti. Poi dunque in grandi linee ho detto abbiamo sempre la collaborazione, la partecipazione di Liberi TV, su cui andate su internet, cercate Liberi TV, c'è una montagna di video denunce su Ostia, fatte appunto sempre volontariamente da Liberi TV. Questo è diciamo così un accenno grandi linee di quello che abbiamo fatto nel 2018. E secondo noi abbiamo fatto tantissimo, perché cambiamento c'è, qualcosa si vede, perché fino a 4-5 anni fa c'era l'ingresso di uno stabilimento, c'era il butta fuori proprio, diciamo dove vai, qui è proprietà privata, non si può. Adesso hanno un pochino abbassato le vendite, un po' i gestori che hanno capito che qualcosa sta cambiando, quindi noi continueremo su sta strada e speriamo bene. E un accenno adesso di quello che gennaio ci sarà l'assemblea annua dell'associazione, dove verranno rimessi diciamo in discussione e diremo delle cariche statutarie e via dicendo. E quindi noi lì auspichiamo insomma l'associazione prenda in volo, cioè nel senso che acquisti più forza, più disponibilità, soprattutto dalla parte della gente, di voi, perché la nostra arma è l'opinione pubblica, che noi dietro la spalla non abbiamo nessuna forza politica, nessun partito diciamo completamente importante, forte a livello nazionale, diciamo sposa questa battaglia. Quindi la nostra arma è la gente, è l'opinione pubblica, e speriamo che dal 2019 saremo più tanti, più forti, più incisivi. Grazie. Ciao. Vabbè, io aggiungo qualcosa, mi chiamo Danilo Ruggero, prima di tutto, perché magari non tutti mi conoscono. Direi che faremo noi un piccolo, come abbiamo fatto, una piccola introduzione, e poi diciamo l'onere dell'assemblea aspetta a quelli che poi diranno la loro, e cercheremo di raccogliere idee di tutti, proposte che saranno tutte utili per il lavoro che ci aspetta successivamente. Molte cose, anzi quasi tutto, hai già detto tu, quindi a me non è che resta molto da dire. Io mi ero segnato qualche cosa, cercherò di essere breve. Allora, l'attività principale che ha fatto l'associazione è quella di presidiare il territorio. Questo è stato importantissimo, perché quello che abbiamo notato è che chi ha la responsabilità di amministrare e di, come dire, far rispettare le leggi, i regolamenti, in genere lo fa seduto in ufficio con le carte e quindi non riesce a vedere quello che in realtà accade. Invece, come dire, noi con condizioni di tempo non sempre, come dire, favorevoli, andiamo a vedere quello che succede, cosa si fa, cosa non si fa. E di questo ne facciamo tesoro, ci documentiamo, e quando le cose non vanno bene le segnaliamo al municipio, alla capitaneria di porto, ai vigili urbani, e come ha detto giustamente Franco, qualche effetto si comincia a vedere. Prima c'era
diciamo, queste cose venivano avvertite un po' come un fastidio, una cosa un po' folcloristica, no? Sono sempre i soliti che si lamentano, invece adesso sembra che questa coscienza un pochino stia cambiando. Questo libro in realtà nasce dall'esperienza che io sono arrivato, diciamo, piuttosto recentemente nell'associazione. Invece questo libro ripercorre un'attività che è stata fatta nel corso degli anni, un'attività che è fatta, come ho detto, di presidio del territorio, quindi fotografie, documenti, filmati, eccetera. È stata fatta con la raccolta dei documenti, no? Perché i documenti poi parlano chiaro, si può raccontare quello che si vuole, come accade sempre sui social, no? Ognuno scrive quello che gli pare, vale tutto e il contrario di tutto, però poi quando si va a vedere le carte, quelle parlano chiaro. Se andiamo a leggere una ordinanza del 1989, che neanche la Capitaneria c'ha più, la siamo andati a chiedere, no, ci dispiace, dopo 10 anni non siamo più obbligati a tenere le carte. Però su quell'ordinanza ci sta scritto, per esempio, quali erano i 12 varchi che erano stati aperti nel 1989. No? Chi lo sa dove stanno questi 12 varchi? Là sopra c'è scritto, noi ce l'abbiamo e l'abbiamo messa qua dentro. Quindi questo, diciamo, è anche frutto di chi nel corso degli anni ha tenuto memoria di tutte queste cose e che adesso possono essere anche utilizzate. Tant'è, come ho detto, anche la Capitaneria, la sua stessa ordinanza, non ce l'aveva più. L'altra cosa importante sottolineo quello che ha detto Franco, continuare a creare questa rete, cioè anche se stasera devo dire c'è una bella rappresentanza dei cittadini, però rispetto a quello che dovrebbe essere, purtroppo ci ritroviamo sempre in pochi, no? E quindi creare questi collegamenti con altre realtà che ci sono, quindi basta girare un attimo sulla rete, su Facebook, eccetera, ce ne sono tante in altre località d'Italia, eccetera, riuscire a fare, come dire, un po' massa critica insieme a loro, forse ci consentirà di alzare un po' il tono di voce anche nei confronti dei politici, che ieri erano tutti in piazza a salutare a Montecitorio, a salutare i balneari. C'era pure un deputato del PD, se non sbaglio, sì. Nell'articolo che ho letto c'erano l'immancabile Gasparri e poi l'ultimo, e adesso poi lo vediamo, diciamo, c'è un reportage. Quindi creare le reti, e questo è importante. L'ultimo punto che vorrei dire è che bisogna che l'associazione un po', come dire, cominci a prendere una forma un pochino più definita, perché fino adesso è stato un movimento, come dire, d'opinione, un movimento, chiamiamolo tra virgolette, d'assalto. L'abbiamo anzi fatto in pratica, perché con la scalata del mare abbiamo assaltato le barriere, però deve cominciare un pochino, proprio perché c'ha questa ambizione di come dire, di estendersi, deve cominciare un pochino a specializzarsi, quindi poi vedremo l'associazione stessa come, che forma potrebbe prendere, senza, secondo me, snaturarsi troppo, perché così com'è va anche bene, però magari avere uno status diverso, eccetera, forse potrebbe consentire di fare qualcosa in più, forse, non lo so, è una cosa che va esaminata. Quello che invece, secondo me, è importante è che all'interno dell'associazione si creino delle, voglio chiamarli gruppi di lavoro perché mi sembra troppo serio, però ci siano delle persone che possano dare dei contributi un pochino più tecnici, sia sul discorso diciamo delle concessioni, del demanio vero e proprio, sia per quanto riguarda gli aspetti proprio tecnici, cioè quando si va a contestare allo stabilimento che ha occupato una superficie maggiore, che le costruzioni non dovevano essere più alte di una certa di tot metri, cioè ci voglia qualcuno che, insomma, possa, come dire, avere una voce un pochino più appropriata in questo contesto. Quindi l'arruolamento per l'associazione è aperto, chi si vuole candidare, ma non è solo questo, è anche per il discorso, come dire,
chiamiamolo ambientalista geologico naturalistico. Questo poi io lo vorrei dire dopo anche per il discorso, come dire, prospettive future. Futuro. Però noi stiamo parlando delle spiagge, quindi le spiagge sono fatte di sabbia, sono fatte di dune, sono fatte di acqua che entra, che esce, acqua marina, è fatta di sedimenti portati dal fiume, è fatta di animali che ci abitano, che ci, non ci abitano più, purtroppo. Quindi ci vorrebbero delle competenze anche in questo settore. Quindi anche questo, anche se già abbiamo il valido supporto di Americo, che sta, non ci ascolta in questo momento, però diciamo, anche questo è un aspetto che deve essere approfondito, perché poi alla fine la tutela delle coste, la tutela delle spiagge è una tutela di tipo naturale. Non si può esaurire un discorso legale, no? Di contrattazione tra Stato e concessionario che si affittano, è come l'affitto di un appartamento o di un capannone e troviamo le condizioni migliori. No, cioè sulle spiagge prima deve essere affrontato il tema ambientale della tutela e della difesa. Poi viene, se è possibile e se compatibile, viene l'aspetto dello sfruttamento economico, perlomeno io lucrativo, esatto, perlomeno io la penso così. E detto questo avrei finito, se tu poi vuoi accennare a qualcosa, no, che riguarda io tu devi ancora parlare, no, perfetto, no vai, però grazie, sono stato un po' lungo, siccome vedo facce nuove, no? È meglio, secondo me, dire alcune cose che secondo me sono scontate, invece a volte scontate non sono, o almeno non sono sufficientemente riflettute e ribadite come una cosa importantissima del fare libro. Cioè, il tentativo di continuare a perseguire una cosa che dovrebbe essere più logica del mondo in uno stato di diritto, cioè la legalità. Perché diciamo, Ostia e il suo mare, come diceva Sabella, Ostia è il corpo del reato più lungo d'Italia, che va dal porto fino a Tor Vaiane, il corpo neato, nel senso che su questi chilometri si sono perpetuati per decenni, quindi tuttora, un abuso continuo e incredibile illegalità di atti illegali, di iniziative, diciamo, quindi cemento, concessioni date in appalto vicendevolmente, diciamo, concessioni allargate o distrette a secondo le necessità della cosa, canoni pagati o non pagati, ma canoni irrisori di 2-3, una media di 2-3 euro al metro quadro, concessioni che occupano, diciamo, fette intere di litorale abusivamente senza che rientrano alla concessione, per cui diciamo Mare Libero è nato per questo, cioè è nato per tentare di riportare negli ambiti illegali una situazione che è illegale, tipo la, una delle tante, ne cito solo due, l'ordinanza invernale, cioè è previsto che a fine della stagione estiva ci sia da parte del Comune di Roma un'ordinanza invernale che stabilisce le modalità di utilizzo del mare durante il mese invernale. L'altro anno è stata fatta il 22 dicembre, quindi
a inverno inoltrato. Quest'anno ancora non se ne è proprio neanche. Il 14, perciò. Stava al 14, quindi. Il 22 c'è cioè, no, no, l'altra cosa su cui anche la sorella si è diciamo, impegnata è quella della, del ribadire, diciamo, l'attuazione della Bolkestein in Italia, cioè il far mettere in, a gara le concessioni scadute nel 2015 che al Pifenese sono sempre rinnovate automaticamente, tant'è vero che rappresentano una sorta di diritto ormai quasi di proprietà, tant'è vero una battuta. Quando abbiamo fatto la scalata nel mare, dal mare chiaro, è venuto, non so se il concessionario, il figlio del concessionario, ha detto, come vi permettete di entrare nella mia proprietà, a casa mia. Cioè questo fa vedere come, e poi finisco, come nel vissuto collettivo di oggi in generale, ormai diciamo connaturato un modo di concepire gli stabilimenti, le concessioni, una sorta di proprietà privata del fondo bancario. Ecco, l'associazione diciamo, tenta di mettere in rilievo attraverso, come diceva Franco e Danilo, interventi con la cabina di porto, qualche cosa, cioè di evidenziare questa anomalia. E diciamo, l'ultima cosa che volevo dire, come dicevamo già prima, il tentativo di, cioè noi avremmo fatto centinaia di avvisi oggi, nel senso in questo periodo storico, diciamo, il tentativo di organizzare diciamo, forme di partecipazione è estremamente complicato e diciamo, controcorrente rispetto a un andamento generale. Cioè noi anche in quel senso siamo controcorrente, nel senso che stiamo tentando di riportare in un contesto assembleare, in un contesto partecipativo, la conoscenza di queste problematiche e anche il tentativo, come dicevamo, di dire che se ognuno di, siccome gli argomenti da ripetere no, tanti, ogni giorno ce n'è uno in merda, compagnia, poi avremo modo di approfondire. Se un noi si fa interprete di una piccola parte di questo insieme, potremmo diciamo, procedere meglio. Diciamo iniziative che abbiamo fatto, quella importantissima, l'ultima, che siamo arrivati perfino a scrivere alla Commissione Europea, al Presidente della Repubblica, e c'è proprio una petizione a livello nazionale che ha appoggiato appunto spiagge libere, che sta viaggiando, sembra che siamo arrivati intorno ai 1.000-1.100 diciamo, adesioni. Abbiamo scritto appunto alla Commissione Europea, al Presidente della Repubblica e via. E il discorso delle normative europee, precisamente l'articolo 12 di Mario Marittimo, che la Bolkestein prevede tante cose, diciamo, ma noi ci riferiamo a quel punto lì e basta, perché c'è anche un diritto, di diritto d'impresa, perché questa situazione qui sono 40-50 anni che gli stessi, in pochi, 4-5 che sono impadroniti di un bene comune così importante
e proprio lo utilizzano proprio in modo privatistico, come se fossero qualcuno. Quindi poi i nostri giovani probabili e potenziali nuovi imprenditori non hanno mai il diritto di poter gareggiare questa possibilità, perché secondo noi, appunto, trattando di un bene così naturale, così pubblico, dovrebbe essere a disposizione a beneficio di tutto il territorio, di tutta la popolazione. Quello dovrebbe essere veramente, secondo me, la risorsa proprio economica di Roma, perché se fosse sfruttato, come Danilo raccontava una storia in Inghilterra, dove un chiosco bar sulla spiaggia aperta, libera, gli introiti di chi erano? Del comune. Cioè qui il chiosco del comune gestito dal comune, i benefici dovrebbero andare lì. Questa è una cosa, sarebbe un concetto veramente bellissimo, importantissimo, perché questo qui che è l'oro di Roma, questo qui è l'oro di Roma, per quanti soldi ci girano, veramente potrebbe risolvere tanti problemi alla capitale, ma non c'è la volontà. Finisco dicendo che non c'è la volontà, anche in base a questa amministrazione attuale, no? Speravamo l'aria cambia, e onestà, tutte queste belle cose, spiagge benevole, ma non mi sembra niente di tutto questo. Anzi, mi sembra che insomma siamo un tantino peggio di prima, perché il fatto lì dell'ordinanza qui è il biglietto da visita che il 20-25 settembre deve essere pronta l'ordinanza fuori stagione, perché i cittadini, chi di competenza e via dicendo devono prendere atto che dal 1 ottobre è così. Ma questo già lo esce a settembre. Ma no, siamo dicendo inoltrato questa amministrazione proprio. Quindi crea una situazione sul demanio, sulle spiagge adesso, che sono quasi incontestabili, ci sono le leggi nazionali, per carità. Però se uno va a fare una contestazione al momento, dice, beh, sulla base di che cosa? Quale articolo mi dice questo? Non c'è l'ordinanza, quindi c'è una sorta di, come si può dire? Limbo. È un limbo, esatto, è un limbo dove questi continuano a fare il cacchio del porco comodo loro. Tanto per fare un esempio di questo, tutte quelle recinzioni che vengono messe, diciamo, tra il corpo degli stabilimenti, le cabine e il mare, non sono citate in nessun regolamento, in nessuna ordinanza, non se ne trova traccia, cioè è un'operazione completamente arbitraria. Quello che si potrebbe fare di concerto con il municipio è quello di fare le barriere antisabbia con certe caratteristiche di canne o di tele, come dire, ecocompatibili a una certa altezza, eccetera. Ma quelle recinzioni anti-intrusione, no? Non hanno proprio nessuna, come dire, nessun fondamento di nessun tipo. Però mancando, come dire, un'ordinanza, come dire, cioè ognuno si sente libero di tutelare i propri manufatti, possedimenti e quant'altro come ritiene giusto. Tanto il mare è chiuso, si riapre il 1° maggio e quindi fino a quella data tutto è consentito. Io dico che poi ci sono le divisioni laterali tra stabilimento e stabilimento, che lì è prevista soltanto la divisione con tipo rete, neanche rete, ma insomma più leggera ancora, capito? Per vedere la visibilità, certo. E invece davanti c'è stato i bandoni che sono chiusi, sono vaghi, sono nelle concessioni, l'atti concessori degli stabilimenti è previsto i tre lati degli stabilimenti, praticamente devono essere 90 centimetri di materiale biocompatibile, circa è cosa quasi impossibile trovarla. Quindi possiamo dire, come diceva prima, che il corpo di rado, perché nessuno, non c'è uno stabilimento che è in regola, non esiste. Quindi questa è, scusa, il torpedo. No, l'ho interrotto io. Capito? Quindi questa è la situazione. L'evento del mezzo l'altro giorno, no? Questa è proprio. Noi siamo stati lì, sono andato lì con la telecamera e vi dico che. Ci mancava poco come portavano io a me, quando la sindaca stava raccontando fischio per fiasco,
cioè stato demolito uno stabilimento balneare. Ma lì il MEP sappiamo benissimo che era tanto un centro medico con le sue caratteristiche, tutto fatto in legno, sicuramente qualcosa di abusivo c'era, con livello di balneazione, perché 100 metri da canali, porti, cioè via di livello di balneazione. Quindi come fai a definirlo uno stabilimento balneare dove la muratura, cemento è quasi zero, giusto forse il pavimento per terra, forse, guardate, se no il resto è tutto legno. Quindi sono venuti lì a fare la sceneggiata, perché tanto poi questa cosa va in giro per tutta l'Italia, quindi in Sicilia, a Torino, già guarda quanto sono bravi questi qui finalmente, ma non è così, perché i veri abusi, quelli sono gli intoccabili. Adesso la Raggi ha detto che ci saranno altri 3-4 stabilimenti. Sì. Quando stiamo a parlare di Happy Surf, è un chiosco di legno di Alporto, che poi l'altra assurdità è che ci risulta che questo è stato fatto dal comune di Roma, dal comune, che poi si sono un pochino allargati, per esempio ricette, quindi ha nominato. Eccetera eccetera, perché l'amministrazione era in difetto di come sono stati assegnati, siccome Bulpiani e la Raggi hanno ricevuto una diffida, una denuncia di diffida per danno erariale. Allora sono andati ad analizzare la situazione, si sono resi conto che effettivamente era così, che l'amministrazione stava in difetto, perfino Bulpiani stava in difetto. Ma e qual è la soluzione? Nell'assegnazione. Nel modo di assegnare. Diciamo questa è una questione un po' complicata. È un po' complicata, perché in realtà il comune è concessionario, il comune in quel caso lì è concessionario delle spiagge. Sì. E quindi come concessionario, diciamo, ha una serie di obblighi sia nei confronti di quelli a cui cede poi, come dire, l'uso della spiaggia, sia nei confronti del demanio a cui dovrebbe pagare il canone di concessione. Quindi, siccome a fronte di tutto questo è venuto fuori che le cose non erano state fatte secondo regola, la via più semplice per, come dire, risolvere questo problema era come dire, eliminare il corpo del reato, tutto quello che costituiva la concessione. No, io però volevo dire brevemente che questo, diciamo, che l'attuale amministrazione certo non ci sembra aver brillato nella gestione delle spiagge, neanche quelle che c'erano prima, quindi possiamo dire che quella attuale, contrariamente alla precedente, aveva fatto molte promesse e che ancora, come dire, in gran parte aspettano di essere verificate. Quelle precedenti avevano un po', come dire, navigato molto così sullo status quo e finché le cose andavano bene non c'era molto da dire. Vuoi aggiungere qualcosa? No, no. Io volevo dire solamente altre due cose rispetto all'associazione, come dire, alle prospettive, e poi penso che possiamo lasciare, prima di offrirvi una fetta di panettone, di lasciare un intanto prendiamo sì, le persone che si iscrivono. Io, diciamo, sono particolarmente sensibile all'aspetto ambientalistico, quindi. Diciamo che nelle prospettive future di questa associazione, che spero comunque possa raccogliere sempre più adesioni e possa affratellarsi e gemellarsi con altre, come ha fatto fino adesso del resto, e ci debba essere però anche un aspetto, come dire, propositivo. Cioè, va benissimo il rispetto della legalità, anzi,
l'associazione è nata per questo. Va benissimo per confrontarsi con le amministrazioni che sono comunque più o meno sorde, va benissimo tutte le iniziative che mette in campo per far parlare di questo argomento, però come dire, deve presentare anche una sua visione di come vorrebbe che le cose fossero, no? Quindi noi adesso vediamo evocato ad ogni piesso spinto, vediamo evocato questo PUA, piano di utilizzo degli arenili, che è stato, come dire, confezionato da parte di Risorse per Roma, per conto del municipio, ed è stato poi in una memoria di giunta recepito anche da Roma Capitale, però questo è accaduto più di un anno fa e ancora non se ne sa nulla. Peraltro il PUA dovrebbe essere, come dire, dovrebbe avere un iter con la vicenda di tutti gli incartamenti delle concessioni bruciate, che sono sparite, no? E ho detto stranamente bruciate. Un'assurdità, no? che è nata e passata quasi inosservata, il fatto che Ostia è stata commissariata per mafia con due anni qualcosa, quando c'era una persona che stava proprio lavorando proprio per ripristinare le cavalcate di Argento, Alfonso Sabella. Quindi sarebbe bastato lasciare Alfonso Sabella, che continuava, magari sosteneva, appoggiava, per continuare su quella strada lì. E invece ecco lì la questione Marino, Sabella, 5 Stelle, poi andiamo su un lungomare, niente di nuovo all'orizzonte, il vento non lo sta cambiando e siamo peggio di prima, la situazione delle spiagge libere, le disastrate, proprio abbiamo visto l'estate passare, questa situazione poi, ripeto, va a favore dei balneari, no? Perché quest'anno hanno, diciamo, quelle spiagge libere che noi spesso andiamo a vedere, diciamo, a rendersi conto, c'era un terzo della gente sulle spiagge pubbliche libere, era un terzo della gente che normalmente andava lì, perché gente che o qualcuno ha rinunciato, o qualcuno costretto a andare nello stabilimento. Cioè, come mi serve, cioè, mia suocera anziana, cioè ragazzini intelligenti, mi serve altra ombra, cioè poi sono cose basilari, essenziali, non è che. Quindi sembra che, come ha detto la Divina, anche quest'anno sarà così. Senza servizi. I servizi essenziali come un caffè, la strada, l'ombrellone, come fare, addirittura il salvataggio part-time, perché c'è stato un periodo dove i bagnini non c'erano, quindi noi avevamo detto, vabbè, andiamo a mettere i cartelli che oggi è vietato ad affogarsi, se ti affoghi ti fanno la muta. Allora, perché ti ho messo il cartello che non c'è, perché ti vai a far bagno se non c'è? Quindi cose sono successe, veramente cose assurde, quest'anno, quelle poche spiagge pubbliche. Scusate questa piccola interruzione, c'è Amerigo? Sì, buonasera. Io penso dare, perché dicevo scherzando tempo fa, dico, facciamo tante volte le gare per entrare, ma se ci metteremo tanto, quando entreremo non troveremo più la sabbia. Bisognerebbe coordinarsi per avere, sì, bisognerebbe lavorare per essere più forti a livello nazionale. Il problema non è solo Ostia, il problema è di tutte quante cose, 7.000-9.000 km di costa italiana, quindi mi sembra abbastanza. E il problema è di tutto. Si parla sempre di crisi, che non c'è turismo in Italia, dove potrebbe vivere, sì, dovrebbe vivere quasi soltanto di turismo, legato al turismo, tante altre cose, artigianali locali, basta accendere la televisione la domenica mattina, che ancora la vede, c'è tanto di queste entità locali. Divulgare anche presso la popolazione, fare qualcosa anche noi, pregare anche, una volta presi i contatti, tutti gli altri, di lavorare nelle scuole. Si parla ancora che forse si parlerà l'ambiente nelle scuole. Nelle scuole non si parla più di cultura, non si parla più di storia dell'arte, non si parla più di niente. E veniamo al locale. Qui e su tutte le cose italiane c'è un grande disastro dato dall'ingerenza e dalle opere dell'uomo, che si chiama erosione. Ma non è a caso, non è perché gli ghiacci si squagliano di più adesso. Ci saranno, certo, sempre per noi. L'energia che mandiamo in casa, ma ci sono delle soluzioni che sembra stupido, sembra facile,
potrebbero riportare tanto un vero tesoro all'Italia, ridare lavoro alle coste. Ridare lavoro in che senso? Io sono d'accordo, ecco, su qualche soluzione che ha detto lui e in parte, però su metà, perché essere più radicali su questo, essere più risoluti, non essere estremisti. La costa o si salva o non si salva. Le piene alluvionali e tutto il resto hanno portato... La costa non era qui, era la proprietà di Fossa, Archivia, ma prima ancora era le ultime colline tufacee di Vigna. La costa era qui con le varie piene alluvionali, poi il vento non è stato sempre così, il Tevere a volte c'era una grande laguna, si è modificato sempre, con la costa si modifica sempre, con la luna cresce sempre e cammina la luna. E come anche le rocce sono diverse ogni giorno. E il fiume ha portato materiale, le correnti e i venti l'hanno distribuito sulla costa, come diceva anche lui. Presenze piccole graminacee hanno fatto che quando la sabbia si asciuga e poi c'è sempre, quasi sempre la brezza, c'è la brezza che viene da mare verso terra, quindi la sabbia asciutta rende letteralmente il volo e va all'interno. O se ne va oltre i mubetti e va alle marciare delle strade, o se trova piccole graminacee o cannette messe da marciare, gira intorno, fa dei cumuli e salza la duna. La duna è vitale, è necessaria. Non è che si può fare la duna e ristabilirla completamente. Qui va fatta un'opera sana di risanamento. Non è che possiamo... È giusto! Riportiamo l'integrità alle zone demaniali, ma sono tutte demaniali, a quelle che erano riserve, a riproporre le riserve. Ma io dico un'altra cosa, guardiamo le cartine, c'è una qui del territorio, intorno a noi è tutta riserva, sulle coste e intorno a noi, solo noi siamo esenti da questa cosa, siamo un piccolo inferno, il paradiso terrestre che ci hanno cresciuti, che era così bello, ce l'ha. La natura, il Padre Eterno, secondo quello a cui uno crede, il paradiso terrestre c'è stato dato, potremmo vivere veramente bene. Riproporre, allora, se noi pensiamo a rifare le dune solo a Castel Porziano, eccetera, e qui no perché arriva la folla, ma le mangia in un attimo il mare, deve essere tutto costante, non si può fare qui una forte presenza erosiva e poi lì trova le dune, le spazia via in un attimo, e da Tevere in poi, casomai si dovessero rimettere proprio necessariamente dei ripascimenti, avrebbero messi proprio lì dove c'è purtroppo quel maledetto porto, allora un po' più qua, lì andrebbe, perché le correnti vengono da quelle che ricreano, vengono da Ponente e vanno verso Levante, se non trovano niente mangiano e rubano, se trovano materiale lo distribuiscono come una pennellata più armonica. Non si può fare metà e metà. La costa deve essere demaniale, la costa deve essere carabiniere in mezzo, magari armato pure, e so tutt'altre idee. Però va difesa la costa e va in stieri. Dobbiamo lottare per ritornare al concetto vero di riserva del litorale, di riserva della costa, capito? Ciò non esclude i bagnanti. Se noi ci ricordiamo che Castel Porziano, appena rinnovato, ci sono andato a lavorare, sono tornato nel 72-82, circa nel 76 ci sono andato a lavorare a due stati là, sarà che a tenere queste spiagge. C'era, purtroppo come Roma fece le stradine dentro, i fabbricati, i parcheggi vai a faccia, te dà il Presidente della Repubblica, cose dei bagnanti, ma completamente assurdo, ma lì chi si ricorda qualcosa, c'era un po' di fascia antropizzata all'interno, poi comunque c'erano le staccionate con le altre dune che distruggevano, era una cosa da barbari, ma c'erano. E poi c'era tanta battigia dove andare, non è detto di essere uno stadio, di essere un posto dove giocare qui, c'è la parte della battigia dove il mare, secondo com'è, va più su e va più giù, tu cammini là, perché adesso non ci obbligano a camminare solamente sulla battigia se non abbiamo pagato il biglietto. La cosa è sacra, non è che se noi facciamo un'altra cosa va bene qua, va bene là, qui distrugge tutto, siamo messi male, e sarebbe una grossa risorsa, ritorno a prima, verrebbero orde, proprio invasioni di turisti da tutta l'Europa, da tutto il mondo, verrebbero a vedere questo paradiso, perché è eccezionale, c'è solo questo in tutta Europa, in tutto il Mediterraneo, Europa, Africa. La costa, la soluzione è risolvere i guai delle dighe, e si possono fare benissimo perché hanno gli impianti di idrori per mettere in circolo la sabbia, ma le ultime due sembra che non ce l'hanno. Metti delle pompe
aspiranti che rimandano sul corso del fiume Domo, verso qua, e la sabbia ritorna. Si impedisce anche lì ai furgoni di strada a prendere appeso d'oro più dell'oro per i cantieri, perché acqua dolce non corrode, non è acqua salata. Quel problema sarebbe il minimo, sarebbe niente. Va sanato il Tevere, anche lì non va prelevata, è tutta una rapina. E le cose sono quindi regionali, interregionali e nazionali, come ho detto quella volta. Ma quando arriva qui, quando arriviamo sulla costa, va tutelata. Tutto questo turismo porterebbe tanti tanti soldi alla terraferma, alla parte vivibile dell'uomo. E dentro l'acqua c'è una pianta che si chiama pianta, no, non è alga, pianta extraterrestre, appartiene alla Phalaenogame, la Posidonia oceanica, che è una cosa stupenda, sembra il libro delle favole, è arrivata la fatina, ticca, è fatto così con la bacchetta macella. Questa pianta ferma i fondali e sotto costa le sue praterie, che sono foglie lamellari, come posso dire, lanciolate e altre, ecco, una prateria fritta di questa, quando ci sono le mareggiate, addirittura le deviano verso l'alto, come sui campi le siepi deviano verso l'alto il cielo. Quindi, dentro mare, ma sarebbe un gran turismo pure dentro mare, oltre che una pescosità immensa e impensabile. Dico solo un dato, sulle foglie della Posidonia vanno delle mini alghe, a centinaia, e intorno ad essa vivono più di 400-500 specie vegetali e animali. Sarebbe una cuccagna per la soluzione economica dell'Italia. Scusate. Grazie, Stefano Dico. Io parlo di valorizzazione del parco archeologico, ossia di vicino, quindi con grande amarezza vedo sempre che quando si parla di turismo non americo, che invece ha messo bene in luce quale sarebbe il vero motore del turismo che dovrebbe partire, dimentichiamo invece, ci hanno fatto dimenticare, perché tutta l'attenzione e i riflettori sono stati accesi sulle spiagge, perché erano quelle che ovviamente portavano soldi a chi le gestiva. Ma dimentichiamo che noi alle spalle delle spiagge abbiamo delle ricchezze archeologiche e naturalistiche che probabilmente fanno sì che questo territorio... Grazie, volevi dire aggiungere qualcosa? No. Dove c'è contemporaneamente una storia bimillenaria, una natura come dire, rigogliosa e ricca di tante specie, di biodiversità, eccetera. No? E anche devo aggiungere anche una storia, come dire, umana recente molto avvincente, no? Tutta quella delle bonifiche, di come l'uomo in generale si è approcciato a questo territorio. Quindi il turismo qua ce ne sarebbe, ma come dire, per tanta gente. La massa poi fa sempre un po' danno, perché poi quando si arriva in molti, lo sappiamo, chi ha visto un po' in giro per il mondo queste bellezze sa che poi quando ci arriva tanta gente, però, come dire, sfruttando bene e distribuendo bene tutto l'afflusso su queste bellezze, un giorno al parco archeologico, un giorno al mare, l'altro nella vineta, credo che basterebbe poco per risollevare, insomma, anche le sorti di questo territorio, perché poi alla fine quello che manca, chiudo, quando si parla di fare combattere il degrado, rimettere a posto le cose, il discorso è sempre mancano i soldi. Se portiamo qui le persone che, come dire, spendono, probabilmente troveremo anche i soldi per abbellire, perché poi alla fine quello che cerchiamo tutti quanti è la bellezza, no? Cioè di vivere in un posto che uno, come dire, si guarda intorno e dice vivo in un bel posto, che potrebbe essere così, ma purtroppo allora, scusate, mezza parola, toccherebbe mezza parola sola, 30 secondi, ma qui invece occorre lavorare anche nel convincere l'imprenditoria non balneare di Ostia, che avendo tutto questo turismo, queste risorse anche invernali, si guadagnerebbe tantissimo, molto di più, dividerli da loro, fargli capire che loro sono la loro controparte, se Ostia è morta all'interno è per quello, Ostia dovrebbe essere viva e tutta l'imprenditoria sana sembra una cuccagna anche loro. Vladimiro,
Sì, perché non la cosa, se no le prendi dopo. Quindi. No, e in fila oppure prendi. Ok, non so se l'hai visto, tutti quanti hanno espresso una propria identità emotiva. Che significa? Problema spiaggia? Ah, io c'ho la mafia, quello sensibile per la mafia, le cose, le strutture, la sezione degli ospiti. Un'altra persona ha le dune, l'ambiente, l'aspetto, l'altro l'assegnazione, le aree di spiagge libere. Noi dobbiamo cercare di creare un'identità emotiva comune che raccoglie le istanze principali di tutti e quella diventa la nostra immagine con cui presentiamo il nostro progetto. Dobbiamo avere anche una soluzione finale di come sarà quando riusciremo a ripristinare il litorale secondo tutte le aspettative di queste identità emotive che poi saranno usufruite dal turista, perché il turista quando viene vuole sentire un'emozione. Ah, che bello! Ah, bello! Allora, la pimenta, il codo, e questo è finito. Lo ti metto in lista, no? No, no, l'ha letto. No, io volevo tanto portare una testimonianza, innanzitutto dire una cosa, che come vecchio abitante di Ostia, noi nel 73-74 iniziamo insieme al gruppo di cui faceva parte pure Massimo, una battaglia sull'abbattimento delle barriere architettoniche che cingevano Ostia, quindi non è una battaglia, io sono contento che questo comitato abbia cominciato a produrre dei lavori, dei seri e dei risultati. È sempre stato presente questa necessità di non rimanere, diciamo, da sta parte dell'inferriata del mare. Poi concludo dicendo che io sono girato parecchio in Europa e sono reduce da due giri che ho fatto in Norvegia. Non c'è un metro in Norvegia, è chiaro che non sono le Maldive, però non c'è un metro di spiaggia privata, è tutta libera e quella che diciamo rassomiglia un po' a quella privata è soltanto attrezzata. La stessa cosa si avviene in Francia sulla parte della Normandia, la parte della bassa della Francia è più o meno come la nostra, ma la parte della Normandia è sostanzialmente tutta spiaggia libera. Quindi questa necessità... Anche in Germania succede questo. Anche in Germania. Mont Saint-Michel l'ho vista. Mont Saint-Michel, eccetera. Per non parlare poi dopo della zona della Lettonia, dell'Estonia, della Lituania, tutta libera. Non c'è, è chiaro che lì lo sfruttamento della spiaggia non può essere... È come paragonare il Terminillo alle Dolomiti, insomma. No? È chiaro che gli investimenti al Terminillo devono tenere conto di alcune del fatto che nella neve c'è stato un mese e mezzo, mentre lì c'è stato 4-5 mesi. Quindi mi rendo conto del fatto, però una cosa è certa, che noi siamo, come diceva giustamente lui, a Barcellona è tutto libero, eppure Barcellona è come Roma in un certo senso, con la differenza che tu devi, il sole lo prendi in fronte quando sorge e invece qui lo prendi le spalle, perché è diverso la posizione. Esatto, quindi io volevo soltanto dire questo qui, quindi proseguiamo questa battaglia unendomi al discorso che faceva, che ho sentito già qui, cioè bisogna allargare i rapporti con gli altri comitati che sono sparsi per tutta l'Italia, perché non è un caso che questi si sono riuniti ieri e hanno fatto pressioni, diciamo così, come lobby. Quindi dobbiamo, non dico diventare noi una lobby, ma comunque diventare un gruppo di persone che coordinato con gli altri possa rendere, diciamo, far capire l'importanza del mare libero a Ostia, anche per le ragioni che diceva Amerigo. Grazie. Infatti prima accennavo che stavo già detto che praticamente Ostia è un esempio, perché i 7.800 km di costa italiana è quello che c'è, diciamo, sotto la punta dell'iceberg di Ostia. Infatti si sono riuniti i balneari, certi parlamentari che cercano di risolvere il problema. E da qualche anno pensavo che questi sono un pochino preoccupati, perché la situazione sta, diciamo, non dico che sta cambiando, però sta nascendo, diciamo, a livello proprio nazionale, esatto,
come dicevo io, cioè, guarda da vedere sulla pagina di Difendiamo le spiagge libere, che è un movimento nato spontaneo a livello nazionale. Pensate che il primo tempo è stata rubata la pagina, non so come si dice nel gergo, perché aveva raggiunto 250.000 persone, cioè gente che seguiva questa pagina. Tutt'oggi io sono, mi hanno fatto un amministratore, tutti i giorni mi arrivano dai 10 alle 20 come si può dire, domani, richieste, no, gente che arriva, contribuisce, vuole fare qualcosa, dai 10 alle 20 persone al giorno. Siamo partiti con quelle richieste di lettere, denunce, eccetera, eccetera. Abbiamo girato anche a loro, che la stanno divulgando, è arrivata, non so se a 1.000-1.100 persone. Quello è, diciamo, la strada, è uno strumento importantissimo, perché il problema non è solo Ostia. Sono nuovo di questa, diciamo, la rivolta che partecipano, però credo che sia quella la strada. E anche gli altri, chiaramente. E beh, diciamo che noi vogliamo dare il nostro contributo, la nostra partecipazione a livello di Ostia, ma è un discorso che noi abbiamo sempre detto, perché il problema è molto più grande, diciamo, delle Ostia. Speriamo noi nel programma, nel 2019, Sant'Anno, speriamo di essere di più, speriamo di avere più energie, perché sono due cose, i soldi sì, servono pure quelli, però si può dare importanza, perché prima di tutti serve la partecipazione della gente, quella, il coinvolgimento delle persone, della gente. E i soldi poi sì, servono per stampare, per fare, per carità, certo, ma noi non interessa di più la partecipazione, no? Noi soldi, se non stavamo qui. Ma la partecipazione dobbiamo condividere un'emozione comunque. A questo proposito stavo pensando. Costituiamo una cooperativa e partecipiamo ai bandi delle cose. Vuoi qualcosa? Sì, se hanno finito. Sì, per il momento della cena no. Massimo, di qualcosa. Mi facevo alla partecipazione, al coinvolgimento. Parlavi delle spiagge abbandonate, no? Che la Ditillo non fa niente. Io stavo pensando, a questo punto dovremmo essere noi a fare una disobbedienza civile, coinvolgere le persone, cominciare magari anche in pochi, come è successo l'esempio che ha portato lui, però facendolo presente e divulgandolo. Andremo, come stai facendo anche tu attualmente, andremo lì a pulire questa spiaggia e porteremo degli ombrelloni e delle straie per chi ne vuole usufruire. Poi portate di termos e il caffè e più che altro pulirla e controllare che nessuno vada a sposcarla, perché come succedeva quando c'erano i passaggi, al tempo doveva esserci passaggio di 300 metri, io andavo in un passaggio e venivo via la sera pulitissimo e la mattina trovavo pezzi di giornali buttati così che si vedeva, proprio per sporcare. Quindi era un patto proprio voluto, era un boicottaggio. Giornali nuovi. Facevano i balneari vicini. Esatto. Quindi noi dovremmo coinvolgere le persone, pulire le spiagge e controllare poi che appunto non ci sia il boicottaggio. La forma di disobbedienza civile, come dicevi, su quella delibera lì fu fatta da quel magistrato che mi sembra che sia a Civitavecchia, adesso non ricordo il nome. Amendola, che in pratica impose, diciamo, aveva imposto che ci fosse un passaggio di 300 metri. Hanno trovato un scapotaggio di sporcare la notte. Infatti, volevo dire che nel 1980, l'anno dopo, la camminaria un'ordinanza, perché non si sapeva chi doveva pulire, era sporco, pericoloso, bla bla bla, sono stati ricchiusi. Non tollerare queste cose, proprio, no, allora, se succede cosa, denunciarle proprio. Una cosa per esempio che quello che dicevi, scusa se sono tutto il discorso, che si potrebbe fare, portarlo come esempio, ma è su quell'ultimo tratto di lungomare, no? Quello a lungo aperto, l'ultimo miglio, io lo chiamo l'ultimo miglio, che lì praticamente se state c'era niente. Poi alla fine il pianestale si hanno improvvisato i rubinetti, le docce e via dicendo, che poi il rubinetto di acqua potabile, tu me lo metti il ferro con il ferro scoperto al sole, fai aprire, ti bevi l'acqua calda, cioè bollette,
cioè la fatta era ciò. Una polvere di questo tipo, cioè alla persona anziana, via dicendo, offrire la sdraghetta, diciamo, lì per esempio non c'è un minimo di primo pronto soccorso su quel tratto di vicinanza. Piena estate, prima c'era a Piazza Civino Africano, che so, quei due manufatti in muratore sono proprio i bagni, c'è il pronto soccorso. C'era il primo pronto soccorso, ma in tre tipologie di bagni e un locale di ricerca. Che hanno fatto quest'anno una cosa incredibile, hanno eliminato quel chiosco, bar che c'era, che c'era poi una discesa in legno che accompagnava le persone diversamente abili, diciamo, arrivavano con carrozzino, perfetta autonomia, scendevi, hanno tolto tutto quanto e hanno chiuso il muro. Cioè, una cosa proprio incredibile. E che ci hanno fatto, messo lì tra un blocco di muratura e l'altro dei servizi, tre bagni chimici in legno. E poi tutto questo c'è anche un, diciamo, aggravio di spesa pubblico, soldi pubblici, perché tu sei andato a mettere questi tre bagni, no? Hai chiuso il muro, hai levato tutto questo, hai peggiorato proprio. Quella era una delle spiagge pubbliche più efficienti di Ostia, veramente c'era tutto. Quest'anno è stata una cosa. Quindi ci possiamo inventare una cosa di quel tipo lì, addirittura essere presenti su quel tratto lì, fornire la sdraietta, l'ombrello, ma senza quello che non fa il comune facciamo noi. Sì, si può fare una cosa di questo tipo. Cioè io scusa, cioè le idee che ha avuto quella che sei a Carina, Carina. Cioè, brasiliana, io vorrei pure con l'aiuto del Danilo approfondire veramente questo discorso dell'abbattimento dei chioschi, sia di Asse Ponente sia di questi qua che sono in progetto di abbattimento, perché io penso che anche se ci sono dei cavilli, diciamo, giuridici che individuano questi manufatti come c'è qualcosa che non va di leale oppure di non perfettamente, diciamo, in linea con le normative, come siamo attenti alle normative quando dobbiamo abbattere. Guarda, cioè, voglio dire, ripeto, il manufatto in sé, cioè la struttura di legno immobile, che non parla, non sente e non ha, cioè quella non è illegale, l'illegale è chi l'ha fatta, l'illegalità è chi l'ha gestita, l'immodalità in cui gli è stata data eventualmente la concessione o la gestione. Quindi io vorrei approfondire questo discorso e dirsi che anche se per esempio la tettoia che fa ombra favolosa e costruisce un ambiente della spiaggetta come era quella lì davanti, non mi muovo mai, davanti al campeggio, perché quella spiaggia è lunga quanto? 200 metri prima di andare al mare. Il primo tratto era ombreggiato, poi c'era il manufatto col bar e quindi poi c'era un lungo tratto di spiaggia libera, cioè, per cui non vedo, diciamo, oltretutto mi risulta che è stata fatta la raggiunta Veltroni, quindi parlavo di parecchi anni fa. Sì, ci vuole sapere, diciamo, qualche aspetto di illegalità o di non confacente tutte le normative stesse. Allora, o applichiamo le stesse normative dal porto fino alla marinella, oppure, cioè, pensiamoci come
c'è tante transigenze sono tipologie anche diverse, perché quello lì, diciamo, a Castelfusano, la ex Amanusa, per capirsi, Castelfusano H, quella è H, anche la Manusa poi c'è. No, stiamo parlando di spiagge che non sono più in concessione, ma non sono neanche libere. Cioè, sono in un limbo, no? Perché la concessione è stata restituita, il comune non se l'è ancora presa in carico, tant'è che non ci ha messo neanche il salvataggio quest'estate, no? Cioè, ha fatto la gara e è andata al deserto. Ha aperto il parco. Guarda, è andata al deserto la gara. Come no? Come quello di Nuova Ostia. Per il salvataggio, ma non per la salvataggio. Non per occupare, solo per mettere il magnate. Aveva detto che 20 metri, diciamo, oltre lo stabilimento doveva pensare, però al centro rimaneva una fascia di 40-50 metri che non è stata presidiata, per cui c'era il cancello aperto, chi entrava lì non aveva l'assistenza bagnanti, però quella anche era una concessione, come dire, che era stata restituita, quindi, ma non è una spiaggia libera perché non rientra tra le spiagge libere del comune, quindi diciamo tutti questi aspetti, che non è come la zona invece di Levante dove c'erano i chioschi tipo Erpiser. Quindi fermo restando, secondo me, che, come dire, potrebbe essere una soluzione anche semidefinitiva quella di attrezzare le spiagge con i chioschi invece che farci le palazzine di tre piani, no? Però nel caso specifico non so se siamo ancora in tempo, perché parlano di demolizioni a gennaio, quindi non so quanto si potrà fare. E quindi, a mio modo di vedere, suggerirei di concentrarmi su quello che dovremmo fare, come dire, in futuro. Fermo restando che l'iniziativa di andare lì a fare, come dire, a dare sussistenza alle persone, fermo restando che chiamerebbero subito vigili, carabinieri e capitanerie di porto, però daremo i nostri documenti come abbiamo sempre fatto fino adesso, quando abbiamo fatto queste manifestazioni ci arrivava puntualmente la polizia e chiedeva. C'è da mettere in evidenza il fatto che questi signori balneari riescono a difendersi bene quando fanno massa critica insieme, tutti quanti insieme loro. La domanda è questa qua: perché a questi è stato fatto l'intervento con le USPE e da un'altra parte no, per esempio? C'è un evento che viene citato qui che secondo me chiarisce, come dire, l'approccio di questa categoria, qualcuno l'ha detta prenditoriale, che ha fatto un'azione secondo me estremamente esemplificativa di qual è il loro approccio. Quando c'era il governo Renzi e c'era il referendum per la riforma costituzionale, siccome all'epoca i prenditori erano come adesso, cioè avevano questa situazione che volevano cercare di chiudere a loro favore in tempo brevi, che cosa hanno fatto? Hanno detto, sono andati in pattino, 4-5 di loro sono approdati a Viareggio, al lido frequentato dalla famiglia del Premier, e hanno detto: caro Premier, se non ci sterilizzi la Bolkestein e quindi non ci fai proprietari sine die delle spiagge, noi votiamo no al referendum. Cosa ha fatto il Premier? Si è precipitato in Versilia, ha avuto un colloquio, non credo gli abbia potuto promettere molto perché poi non l'hanno votato, evidentemente, no? Però questo, cioè, l'approccio di questa categoria è questo, cioè è il ricatto politico. Noi siamo 30.000 grandi elettori, facciamo pressione, paghiamo i parlamentari, come fanno negli Stati Uniti, paghiamo i parlamentari che ci rappresentano e che scendono in piazza quando noi veniamo a manifestare sotto Montecitorio, no? Perché questo, noi veniamo sotto il parlamentare, scende giù a dialogare con loro. Quindi la nostra
nostra azione sicuramente deve essere. E noi dice faremo un'influenza di massa, tutti quanti dice non votate questi perché vogliono fare questo. Purtroppo questa cosa lo devo dire e lo ribadisco, anche nonostante l'ospitalità che ci viene. Beh no, loro magari no, quale rappresentanza in Parlamento, eccetera. Ah. Però questa cosa è trasversale a tutti i partiti. Cioè, ovvero, se interessa vedere, c'è l'articolo pubblicato sul sito Mondo Balneare, che è il portavoce della categoria, che dice per nome e cognome quali sono i deputati che sono andati lì a parlare. E c'erano quelli, Gasparri e anche uno del PD. Ma adesso noi abbiamo Forza Italia, opposizione, cioè stavano tutti lì. Noi adesso siamo social network, andiamoli e facciamone un'arma impropria contro di loro. Gabriele, vai. Sì, volevo allacciarmi al discorso di Amerigo, che è un po' troppo tardi perché ha parlato un po' di tempo fa, però c'è anche un'altra categoria di imprenditori che sta lacerando Ostia e nessuno li vede perché è impossibile vederli perché non agiscono sul litorale. E questa categoria praticamente fa scempio ogni giorno della nostra fauna marina. E sono i pescatori a strascico, che, come diceva lui, disintegrano la fauna marina con quelle piantine che non sembra niente, ma quelle, la posidonia, ma quelle piantine giorno dopo giorno, anche a chilometro, nel senso che si estende anche dalla Battigia fino al largo, impedisce che c'è questa grande erosione che viviamo tutti i giorni. E se puta caso un giorno magari mettono un po' di sale in zucca questi parlamentari che ci abbiamo e applicano praticamente il progetto, un progetto tipo anche quello di Amerigo o qualsiasi altro che possa salvare la fauna, la flora marina e tutto il resto, non vorrei che facessero le cose un po' come vengono, perché succederebbe questo. Se tu levi per esempio gli scogli o i pennacchi praticamente delle spiagge, senza ripristinare la fauna, praticamente ci sarebbe quell'erosione che farebbe la stessa storia del Venezia, che non ci sarebbe più spiaggia. E mi viene da ridere perché sempre Amerigo mi diede un articolo di giornale che il Venezia diede un banchetto per Asso Balneario o qualcosa del genere, praticamente per radunarsi e dire che praticamente si doveva fare qualcosa per le concessioni perché erano troppo brevi, quindi volevano allungare le concessioni e fare tutto come quello che è successo, si sono imparatoriti praticamente tutte le cose. Beh, se l'ordinanza futura o quello che sia vederebbe le barriere che ci sono attualmente senza ripristinare prima la fauna, e sarebbe sbagliato, quindi dovremmo prima dare la caccia a questi pescatori di frodo, perché praticamente la pesca a strascico non mi pare tanto regolare. Comunque sia, credo sia consentita a certe profondità, però io non sono un esperto, neanche io, però si dovrebbe bandire su questo territorio, soprattutto su questo territorio che viene mangiato dalle erosioni, dalle correnti sottomarine. Vorrei rilanciare subito la parola a Enrico perché è più tecnico di me. No, però. No, scusate, no. Non lo posso. Adesso devo parlare a Emilia. E allora finisco. No, allora finisco. No, no,
era per chiarire la cosa. Tranquillo. Vabbè, magari riprendete la riprensione. Se hai concluso, se finisco. Le cose si devono fare gradualmente, cioè c'è da fare prima questo ripristino della vegetazione, poi le varie gli scogli, i pennacchi, tutto il resto, e poi la spiaggia, ripristinarla con le dune, senza dune, però ripristinarla e levare il cemento, il lungomuro e tutto il resto. Se non va fatto in questo in questa scaletta, in questa cosa così, saremo da butta a capo, rivedremo tutto e ci verrà detto, praticamente ve l'avevamo detto, l'erosione c'è e abbiamo fatto come avete detto voi e adesso rifacciamo come diciamo noi e succederà praticamente che ci daranno anche degli ignoranti su questo, quindi è importante praticamente fare le cose passo passo e ci verranno almeno 20 anni, ci vorranno almeno 20 anni per ripristinare tutte le spiagge di Ossia. E ho finito. Americo, c'è una cosa delle grafiche, così sì, io sì. Vai. Volevo chiarire, ringrazio di avervi interessato questa cosa. Allora, l'importante è di stabilire e di portare la sabbia che sono di l'asciume, lasciar crescere le prime che crescono da sole, togliere tutti i pennelli perpendicolari che ostacolano la corrente a tutta questa cosa, perché quello è il vero motore rigeneratore che porta tutto quanto. Questo sulla terra emersa, su quell'altra più che andare a piantare le piantine, andrebbero essere pezzetti anche di macerie quando c'è del cemento armato con i rampini di fuori, con i coltelli, in modo che chi va con la rete a strascico e la strappa. Si colonizza anche lontano perché fa dei piccoli tutti come piantine che vanno via con l'acqua e vanno subito sulla terra a riformare, poiché noi diamo loro la possibilità di crescere con l'armonia e ci renderanno l'armonia e che ci va bene a tutti. Bene, posso? Grazie. Grazie. Allora adesso Emilio. Sì. Ho sentito qualcosa sul fatto che sono mancati i progetti di concessione edilizia. Sono scomparsi, sono andati per un allagamento, una potenza, una cosa del fuoco. Beh, io vorrei ricordare, quindi mi permetto di ricordare, che quando si presenta un progetto per la concessione edilizia, si presenta in tre copie, di cui una va alla circoscrizione, un'altra al comune, alla 15ª livello, e un'altra al genio civile. Adesso non credo che tutte e tre abbiano preso fuoco o si siano allagati. Quindi se vogliamo cercare queste cose, si trovano. Questa è la prima cosa che volevo dire. Per no, questo togliere... è molto interessante. Sono andato al fuoco. Ma che? Beh, se non nessuno diciamo che la testa, va avanti la loro questione. La questione è anche delle volte è anche posta diversamente, no? Questo è l'aspetto, non ci sono più. Poi in realtà quello che è accaduto nella maggior parte dei casi è che nel momento in cui le concessioni venivano rinnovate, perché vigeva questo istituto del rinnovo, il codice della navigazione prevedeva che ogni 6 anni la concessione, se non c'erano motivi particolari, poteva essere rinnovata al precedente concessionario. Di rinnovo in rinnovo queste concessioni si trasformavano, ma non ne rimaneva traccia. Mi spiego, nell'ultimo accesso agli atti, che credo risale al 2015, che è stato fatto, quello perlomeno di cui noi disponiamo, del 2015, le concessioni e le planimetrie. Ah, sì. Ci sono delle concessioni che dei rinnovi che sono stati fatti, che sono nel 2006-2005, però nello stesso fascicolo c'è una planimetria del 2013-2014. Allora il comune all'epoca interpellato ha detto, ma nel fascicolo c'era quella più recente,
scusa. E, cioè, come faccio io a sapere qual era la situazione precedente se tu mi presenti solo quella attuale, no? Quindi è vero che c'è il discorso che si può andare a ritroso e vedere sì, in questi altri sì, enti può. E questo lo prendiamo, è un ottimo suggerimento per vedere se diciamo esistono in questi canali laterali tracce della vecchia documentazione. Però questa documentazione proprio spesso secondo me veniva proprio omessa, cioè non c'era più, veniva eliminata perché proprio io penso che questo possa accadere qui in una intercettazione telefonica fatta in uno dei tanti procedimenti che sono stati fatti qui sul litorale per questa connessione con la criminalità eccetera, c'è un noto concessionario che dice non approderanno a nulla tutte queste riferendosi credo al lavoro che faceva l'assessore alla legalità Isabella, non approderanno a nulla perché le carte non ce l'ha nessuno. Questo è, come dire, magari sapeva che andavano negli uffici, non stavano più da nessuna parte, non credo che al genio finire possa, questo è un no, ma noi prendiamo, scusa se mi permette, parliamo di concessioni, la concessione. No, quando il municipio rilascia la concessione, il municipio, il comune, a seconda di chi era all'epoca responsabile, uffici tecnici, rilasciava queste concessioni, in genere lo faceva con una pagina di visto, l'autorizzazione, visto che... E credo che quando si trattava di fare nuovi manufatti, dovesse esserci, ripeto, però io non sono tecnico, eccetera, quindi anzi qualcuno ci può aiutare in fondo. Credo che ci debba essere anche il parere di altri uffici, no? Tra cui il Genio Civile, opere marittime. Il Genio Civile è soltanto per le strutture, c'è il deposito. Basta guardare l'utilità. Quello non può non essere il Genio Civile. Va bene, forse ci può aiutare un attimo. Vale, io non ho mai fatto concessioni balneari. Posso dare il dato, però sono d'accordo, nella Capitania del Porto secondo me c'è traccia di queste concessioni. Però al di là di tutto io trovo questo, insomma, sono 40 anni, io ho conosciuto a Mendola nel 78 a Moscone il mare in gabbia. Sono passati 40 anni, li abbiamo provati da tutti i colori. Io penso che perché abbiamo sempre perso, anche con Sabella e con Tavare, perché c'è una connivenza totale degli dello Stato, io dico, l'ho detto a Sabella, quindi dico, qui c'è una connivenza totale degli apparati dello Stato che, nei confronti di queste persone. Purtroppo leggevo proprio giorni fa il rapporto del Censis, guardate che è importante, la metà degli italiani campa con redditi non da lavoro, quindi vuol dire che nella nostra società la cultura della reddita è proprio, capito, è come se c'è una persona che ha 5 dita, sì, stessa cosa, no? 5 su una mano e 5 sulla, cioè, voglio dire, capite, cioè, sono delle cose talmente ovvie, no? Tant'è vero, questi hanno la faccia con i cini, no? Che vanno al Parlamento per vendicare, capito? Allora, se noi, io ho sempre, voglio dire, finché noi siamo qui in 14, 15, 16, 17, dove siamo stasera, mi scuso, proprio, scusate, mi sono duro perché sono arrivato a Ostia, mi sono dimenticato per un PHC e se non ci andavo quello 21, allora sono portato per prima. Vabbè. Piccola parentesi doveroso per l'invito a me. Io penso che noi dobbiamo essere talmente bravi di coinvolgere i romani, perché a romani viene frega nulla del mare, come sta, come non sta, ci va d'estate, quando è lì, capito? Noi invece dobbiamo far capire questa cosa della grande rivoluzione che dobbiamo fare sulle spiagge, come in tanti altri settori della società italiana. C'è gente che lucra sempre da posizioni di potere, da una vita, al punto che oggi chi sono le strutture più deboli della società? Sono i ragazzi,
noi perdiamo 80-90 mila laureati maschi e femmine all'anno nella più totale indifferenza, e questo è quello, pensate, il 90% parte da più vicino, cioè voglio dire, no? Allora, la battaglia non è il mare di Ostia e compagnia, ma noi dobbiamo, e io non so suggerire quale, se no ero diventato ricco, no? Però il problema è questo, o le nostre forze politiche, bianchi, verdi e rossi, capiscono che è un problema nazionale, cioè il mare libero non è un problema solo di Ostia, è un problema proprio di cultura da noi, che cioè, il mare libero cioè, è rimasto solo su Ostia, perché se tu vai in, io sono d'origine marchigiana, Senigallia, e miei zii, insomma, sì, che boh, rimaniamo, però il mare libero non ci pensano neanche, perché più feci. A noi ci rispondono sempre così. Roma non si può affrontare questo problema perché Roma è troppo vicina al mare e il mare è troppo vicino a Roma, cioè nel senso, cioè che giustamente come diceva lui, è presente spiagge libere, un milione di persone. Come? È una questione di umidità. No, di umidità, ci rispondevano le quando lo facciamo. Allora io concludo, noi possiamo riuscire a fare una manifestazione, cioè veramente andare molto scitore, ma non solo per il mare di Ostia, è programma. Non per il mare di Ossia, perché sarebbe limitativo, ma proprio per rivendicare l'abuso, la libertà del mare, la libertà del mare, cioè il mare, la protezione debita, questa gente che sono 40 anni che esercita un'attività nella più totale illegalità, no? E non gli dice niente a nessuno. Va bene, questo è la. Cioè io voglio dire, io se faccio un muretto abusivo, mi vado alla Procura della Repubblica. Teoricamente devo smettere di fare questo lavoro, non posso fare più la professione. Va bene? E questi sono 40 anni che fanno così e non gli dice niente a nessuno. C'è questo che dobbiamo. No, sono anche come dire salvatori dell'economia, perché danno lavoro, perché alimentano il turismo, eccetera. Allora, ma lì mi incrementano il PIL, incrementano il stipendio. Io sono socio, mi metto in posizione della piattaforma change.org, ma voglio lanciare non tanto il mal di Ostia, io lancerei proprio come il discorso della rendita sulle concessioni demaniali dello Stato. Questo è il messaggio. Questo infatti l'abbiamo detto prima. Grazie. Grazie. Prima allora abbiamo detto che questo è il mare, è l'ordine Roma, perché. Ma non solo Roma, prendiamoci Ostia. Ostia lo deve essere. No, veramente. Ma noi dobbiamo avere il coraggio di allargarla, se no ci rifrega un altro, perché noi strilliamo a Ostia. Sono 40 anni che ci stanno accattando, siamo capito? Carina da qua. È in programma, siamo tentando, abbiamo in media, noi andiamo a giocare, ma scusate, volevo rispondere così. Io nel 74-75 c'ero, ma il famoso mare in gabbia, poi di affrancamento e via dicendo. Quindi la storia la conosciamo bene. Non sono d'accordo con lui, hai detto perdiamo continuamente, perdiamo, cioè noi oggi stiamo perdendo. Non sono d'accordo su quello, perché tu sai benissimo che la situazione da qui a 5 anni, a 6 anni è cambiata. Sta cambiando anche un pochino l'ottica, la mentalità della gente. È dura, molto dura, ma 5-6 anni fa era tutta un'altra cosa. I due varchi al pontile, questo è un esempio, 2013, piccolo esempio, fanno schifo, sono martattati, stanno lì, hanno messo le transenne e via dicendo. Proprio io quando sono passato ho visto quel barco lì con la transenne, con la strada, e poi non avevo. Sarei andato lì veramente, io a smonta tutto, cioè quello è il segnale di chi
comandati per me, non rompete le scatole perché qui comandiamo noi. E c'è una transenna sull'unico passaggio pubblico per poter raggiungere la spiaggia. Quando la legge ti dice che io posso entrare e uscire sempre, comunque 365 giorni l'anno, capito? Vedi tre cancelli battistini chiusi, battistini, cioè tre cancelli chiusi, e tu mi vai a mettere una transenna lì e non c'hai un dico i soldi, ma non c'è proprio la volontà di quello in 24 ore quel passaggio pubblico doveva entrare in funzione, che poi così com'è orrendo, con quella rete metallica vietata, le reti metalliche del battistini sono vietate dalla legge. Il Lelmi sta un tantino un po' più, Lelmi se vi ricordate, fino a due anni fa c'era tutti i casotti intorno al pontile, vi ricordate, era impossibile lì, e addirittura il cancello quasi c'era più, c'era il muro. Il 2013 o 14, mi ricordo, finalmente quei due passaggi sono stati riapretti, quelli sono due dei 12 di Gianfranco Mengola, due dei 12. Certo, oggi è quelli là. Stavo dicendo, Lelmi, che siamo stati addosso parecchio, alla tolto i casotti, adesso è aperto. Abbassati i muri. Abbassati i muri, ha tolto l'infediata, invece piccole cose, vedi il capanno dopo il curvone che ha levato, questo periodo qui, si dice, sta levando i casotti, sta levando tutto quel materiale lì che impediva. Quindi sono piccole cose, sicuramente piccole, ma qualcosa sta cambiando, soprattutto finalmente che la gente sta prendendo un po' di coscienza di quello che è la realtà, perché infatti insomma, se ne parla, finalmente se ne parla e se ne rimane. Noi stiamo tentando anche il discorso di farne è un caso nazionale, come è stato detto, è un caso nazionale, perché 7800 km di costa, ovvio, l'ho detto e lo ripeto, Ostia è uno dei peggiori esempi. Ma forza con i gatti di Foggia andando a Montecitorio, perché è stata centro urbano di Roma,
ho visto che non era più per il metà. Dico, santo, c'è questo, sono andato in campagna adesso, e non capivo, non vedevo la linea del centro urbano, la linea in grassetto, nera. Ho allargato la visione e ho trovato che questa linea nella campagna c'era. L'ho seguita per bene, questa linea in questo momento corre lungo la spiaggia, per tutta Ostia, per tutta Ostia. Secondo me è stata fatta questa nuova penetrazione a bella posta, perché tutto quello che è stato edificato sulle spiagge non rientra nella città. Non vada contro la legge Grasso, quindi questa deve essere una bella mossa. Fate pure voi un metri da quello che rimane. Diciamo che siamo arrivati in chiusura. Io adesso... No, c'è ancora una cosa che voglio dire. Se vi ricordate, alla fine degli anni 90 il lungomare finiva più o meno dove sta Venezia. Lo stabilimento delle Bosse, perché poi c'erano i militari, era chiuso. La strada non c'era più, poi invece all'inizio dell'epoca di Vitelli, mi sembra che ci fosse, insomma, aprirono e cominciarono a costruire questa strada. Quando misero i baletti, noi di quel gruppo di villini che abitiamo lì abbiamo visto che questa strada veniva verso di noi, cioè non seguiva la sua direzione lungo il litorale, ma entrava nell'entroterra. Praticamente al di fuori dei nostri muretti avremmo avuto il marciapiede della strada, la via litoranea, cioè il lungomare. Abbiamo fatto un piccolo gruppo, siamo andati a protestare al comune, c'era Montino come... e abbiamo parlato col suo assistente, siamo arrivati a un compromesso, perché dice no, noi dobbiamo passare intorno ai militari, allora per non fare una curva troppo accidentata, troppo stretta, ci siamo allargati dalla parte sinistra. Abbiamo raggiunto un equilibrio, quando sono andati a costruirla questo equilibrio era stato spostato 15 metri verso le nostre case. Questo per dire come si sono comportati, dire, non c'è differenza comune se c'è una destra o una sinistra. Non c'è. Perché dico questo? Perché a che serviva questo allontanamento della via? A lasciare spazio per un po' di parcheggi ai maggiorenti. Allora, io sono convinto che quegli spazi che sono utilizzati da loro e chiusi con i cancelli e con i lucchetti non paghino. Non devo vedere. Così come secondo me non pagano i parcheggi che stanno dall'altra parte della strada, dove c'è un pezzo di macchia mediterranea abbandonata a se stessa, verso la ma linea. Voi trovate i cancelli, le transenne, con scritto che c'è addirittura una licenza, poi non si capisce niente su questo. No, non viene riportato niente, quindi non c'è la licenza. Sì, ma secondo me non pagano neppure il pagano, c'è niente, pagano molto poco, però, perché lì c'è stata una vicenda pregressa. Io ricordo, per esempio, davanti al Gambrinus c'è un campeggio così, un parcheggio così, è stato chiuso per un anno, poi l'hanno riaperto. Comunque, noi faremo tesoro di tutte queste indicazioni, però per fare anche un po' di sintesi prima di... Scusa, parlando con il rappresentante di Montino, a un certo punto questo se n'è uscito, ma voi che volete? Questa è una strada comunale. Sì. E allora il mio marito gli ha risposto, scusi, ma comune che significa? Dei cittadini. Vabbè, Montino già la sua visione, vuole fare il porto commerciale a Fiumicino. No, ma per dire, allora si è reso conto che comunale significa dei cittadini, certo, comune, perché bisogna far riflettere, bisogna far riflettere, coinvolgere e far riflettere.
innanzitutto ringraziamo tutti quanti per essere venuti, abbiamo preso nota di tutte le indicazioni, suggerimenti. Ripetiamo qui che abbiamo bisogno estremo di una partecipazione, del contributo di tutti, delle esperienze, le professionalità. Credo che a gennaio ci sarà un'assemblea, come dire, dell'associazione, quindi siete tutti invitati, uno per associarvi, due per partecipare anche a, come dire, mettere in piedi le iniziative di cui abbiamo parlato stasera, quindi di farci ciascuno un pochino carico di fare queste due cose che abbiamo detto qua. Noi per conto nostro proseguiremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, cercheremo di metterci il più possibile in contatto con le altre associazioni, le realtà che perseguono lo stesso. Sul territorio è un po' difficile perché c'è una cultura, come dire, stratificata che impedisce un po', no, che queste istanze vengano un po' alla luce. Sarebbe opportunissimo, questo lo studieremo anche con gli amici del Comitato Mare per Tutti, di fare questa iniziativa sotto Montecitorio per far capire che esiste un altro modo di pensare, perché il ministro Centinaio ha detto che è una questione di dignità nazionale prolungare di 50 anni le concessioni ai concessionari. Non so quale dignità ha voluto ravvisare, però lui ha detto così. Quindi, nipoti, pronipoti. Sicuramente è una dignità molto particolarissima. Se no vanno a finire in mezzo alla strada. Se ci lasciate i vostri recapiti, le vostre mail, vi informeremo. Noi abbiamo una pagina Facebook dove mettiamo i nostri. Il libro è a disposizione con il meccanismo della sola, Dino. Se noi ci mettiamo d'accordo anche a livello spontaneo, ci sono moltissime trasmissioni radio 3, radio locale, eccetera, di partecipare, certo. No, anche di fare quelle telefonate, no, ti stupo, ma ti fa sentire la presenza costante, questa cosa c'è. Io ho sentito parlare sul Parlamento, che qualche, non so se era radicale. Chi ascolta queste cose intervenga ed è autorizzato a farlo pure a nome. Però facciamolo ogni tanto, anche due parole, capito? Radio Red, per esempio, raccoglie il mattino dalle 7 alle 8, no, cioè giornata, dalle 8 alle 9 telefonano gli ascoltatori e dicono il loro problema e il loro punto di vista. Finito, riposano, alle 10 esce tutta la città, ne parla con i migliori esperti e te lo fa sentire, capito? Beh, ma non una sola volta ex volta, senza andare ancora presso il giornalista politico. Ogni tanto fa sentire sta suonata. Yeah.